Allora, nel 2023, nel momento in cui vediamo che chi denuncia viene considerato a malapena, nel momento in cui consideriamo che lo stalking a malapena finisce con delle misure cautelari o delle ordinanze restrittive, o nel momento in cui vediamo che le survivors non sono considerate, o se sono considerate lo sono con una estrema diffidenza, femminicidio è sinonimo di omicidio di Stato. Perché siamo troppo abituati ad insegnare alle donne come difendersi, ma non siamo molto abituati ad insegnare con più forza agli uomini la responsabilità che hanno nel momento in cui crescono, il rispetto, l'abbraccio e la carezza. Siamo tutti complici perché lo siamo nel momento in cui qualcuno che conosciamo, figli, nipoti, amici che hanno figli, vanno a scuola e criticano magari il vestiario di qualcun altro che forse non si può permettere vestiti firmati. Oppure nel momento in cui ci facciamo annegare dai vari beveroni tossici dei social e critichiamo qualcuno per la forma fisica. O ancora, e questo lo facciamo anche noi donne, ricordiamocelo, quando al lavoro una donna raggiunge posizioni apicali ed improvvisamente emerge la frase del chissà che cosa ha fatto per arrivare fino a lì. Oppure ancora, quando ci sono donne che devono frequentare le scuole serali per imparare l'alfabetizzazione, sono costrette a lasciare la mail del marito perché chissà quali comunicazioni aberranti e disdicevoli quella scuola potrà inviare. Lo è nel momento in cui abbiamo ancora bisogno delle quote rosa per fare in modo che le donne debbano partecipare a certi consessi. Nel 2023 manca una rete che non sia di atterraggio. Manca una rete che sia di condivisione e che permetta di scardinare bullone dopo bullone una cultura che ormai è evidentemente troppo incardinata nella nostra società. E forse manca ancora per molti la volontà di cambiare le cose, perché dal 1946 quanti sono stati i provvedimenti, progetti di legge, iniziative, risoluzioni contro la violenza sulle donne, ma siamo ancora qui a parlarne, ne parliamo dispiaciuti, sgomenti, delusi da quanto è accaduto e soprattutto in una giornata come questa. Giulia portava con sé sogni, speranze nel suo cuore buono. E tutti noi l'abbiamo definita oggi e in questi giorni la figlia, la nipote, la sorella, ci sentiamo tutti vicini a lei e alla sua famiglia. E per lei, qui dentro, ma anche fuori di qui, anche coetanee di Giulia, sono certa che continueranno la loro lotta contro la violenza, contro la diversità di qualsiasi tipo e contro un annichilimento che non va diminuendo, semmai il contrario. Per cui se in una parte del pianeta ci sono delle mele marce, c'è questa tossicità, dall'altra invece io voglio pensare che c'è una parte buona. Poco più di un anno fa ho conosciuto due ragazze, Maria Menon e Vittoria Gennaro. Sono due ragazze di Villa Marzana che di fronte ad una nutrita platea di persone ci hanno ricordato quanto siamo intrisi di stereotipi. Dove? Nelle azioni, nei modi di agire, ma anche nei modi di dire. Vi dico alcune frasi che forse vi faranno anche sorridere, spero di no, ma che tutti conosciamo. Lascia stare sono cose da maschi. Sei brava per essere una donna. Non si addice ad una bella bambina come te. Ti lamenti come una femminuccia. Figli? Marito? Quando? Vai in casa tu, che ci pensiamo noi. Donne al volante, pericolo costante. Chi dice donna dice danno. Ho un elenco infinito di queste frasi, di questi stereotipi. E non ci si rende conto che forse anche smettere di ripetere continuamente questo tipo di espressione potrebbe cambiare un pochino le cose, perché ridurre gli stereotipi significa anche aumentare un certo tipo di libertà. E queste frasi, queste espressioni non derivano da un'innata predisposizione. No, no, non nasciamo così, è proprio una cultura che dilaga in questo senso. Riporto alcune frasi della Murgia, vado verso la conclusione. Agli uomini basta un perché, alle donne un per chi. Alla donna viene assimilato il pensiero afono, quello silenzioso, quello che
che va bene per tutto. Mentre gli uomini non si dice che sono fastidiosi, va bene, loro hanno un pensiero critico. Allora io per il futuro non mi aspetto questi stereotipi, come non mi aspetto bimbe consapevoli, non mi aspetto ragazze attente, mi aspetto una società più attenta, che non parla a caso. Una donna che si laurea, una donna che raggiunge i propri obiettivi, una donna che raggiunge successo non deve fare paura, ma deve essere fonte di una spinta verso la rinascita. E noi per te, Giulia, faremo sempre rumore.